Io sono Todd e lei è la mia amica Summer dalla grande città. Sono così emozionata. E tu? Non vedo l'ora. A pochi giorni dal termine della 52esima edizione del Festival del Cinema dei Ragazzi a Gifoni Valle Piana, con molto orgoglio non soltanto i giurati ma soprattutto gli organizzatori, Claudio Gubitosi in testa, si sono fregiati di questo bellissimo francobollo che ne ricorda l'attività, la storia, un onore che è stato concesso soltanto, parlando di festival cinematografici, a quello di Venezia. La realtà è che questa manifestazione si chiude quest'anno con un bilancio davvero straordinario, non soltanto come frequenza di pubblico, perché al di là dei giurati c'è anche un pubblico, ma soprattutto per la qualità dei film, per la qualità dei personaggi e anche per la qualità dei discorsi rivolti a quell'invisibile a cui è dedicato il festival, che oggi purtroppo avviliscono il mondo. E in questo Gifoni è davvero leader, perché tutto l'anno, dico tutto l'anno, lavora attraverso i vari enti, le scuole e anche le altre platee internazionali che ospitano il brand Gifoni, a favore di una gioventù a tutto tondo che cerca di ritrovare in un momento difficile come questo ancora di più uno spazio di serenità e di lavoro. Fra gli appuntamenti fuori schermo del Gifoni Film Festival per ragazzi, l'attesissima masterclass del professor Alessandro Orsini, balzato alle cronache per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina e la Russia di Putin. Orsini è stato liberamente scelto da una commissione di 200 piccoli giurati. Attore, regista, sceneggiatore, ai ragazzi del Festival di Gifoni ha fatto visita, dopo Richard Madden del Trono di Spade e l'ex camorrista di Gomorra Salvatore Esposito, sorprendentemente buonista in una divertente commedia dal titolo Rosa Nero, è arrivato reduce dal successo come regista del film I Fratelli De Filippo, Sergio Rubini, Accademia d'Arte, l'indimenticabile Federico Fellini del film L'Intervista e di capolavori come protagonista anche in teatro con l'ex moglie Margherita Bui della Stazione. E poi I Tre Moschettieri, Manuale d'Amore, Qualunque Mente, Irriverente Satira Politica con Antonio Albanese, ma solo per citare qualche titolo. Nel corso della sua lunga carriera ha portato avanti parallelamente e con intensità sia il lavoro di regista che di attore, con grandi autori come appunto Fellini, Citti, Verdone, Tornatore, Salvatores o come in pura formalità al fianco niente di meno che di Roman Polanski. Chi ti doveva accogliere? È un piacere sempre. Allora Sergio, un grande riconoscimento da parte del Festival di Gifoni che ti ama moltissimo come il tuo pubblico. E poi parliamo un attimino di novità, che sta succedendo? Sta succedendo che io sto scrivendo un altro film, sto scrivendo il sequel di questo film che ho fatto, dei Fratelli De Filippo. Successo della parola. E sono felice di essere qua, di essere in mezzo ai giovani, di essere in mezzo ai ragazzi, perché penso che questo sia appunto il futuro su cui dobbiamo puntare e spero che loro ci garantiscano un futuro migliore di quello che noi siamo riusciti a garantirci per noi stessi, diciamo. Tu hai girato con autori straordinari, hai lavorato con Fellini, ieri sera mi sono rivisto il film con Polanski, quella è stata un'emozione veramente straordinaria, anche un'esperienza notevole. Quello è stato un film bomba per me, perché è un film bellissimo. Poi sono stato appunto accanto a Tornatore, che è un grandissimo regista, accanto a Roman Polanski e soprattutto a Gerard, che poi da allora è diventato un mio grandissimo amico e maestro di vita. Ma il cinema ti dà questa opportunità di fare degli incontri che poi ti segnano, che ti porti sempre. Io ho lavorato a monte con il regista dei registi, il più bravo regista del mondo, mi sento un felliniano, diciamo, fin nel DNA. Ma appunto il cinema è anche questo, e grazie a questi incontri si rimane sempre giovani. E trovarmi qui in una rassegna con te in mezzo ai ragazzi è proprio la cosa più bella del mondo, perché appunto questi ci mantengono giovani e quindi il cinema mantiene giovani. Viva il cinema, bisogna, come dire, tenerlo in piedi il cinema e ricordarci sempre che è il film è la cosa più importante. Quando abbiamo paura che la sala sia in crisi, sì è vero, è in crisi la sala, ma il cinema non è in crisi, perché la gente ha bisogno di storie.